Sono terminati oggi i lavori per il G7 Salute svoltosi ad Ancona nella splendida location della Mole Vanvitelliana. Presente il gruppo dei sette che unisce Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America. A partecipare anche l'Unione Europea. Per la città di Ancona è stato un evento decisamente importante. La risposta dei cittadini, ha detto il sindaco, è stata più che positiva. Io ringrazio veramente di cuore tutti i cittadini di Ancona che hanno collaborato, che hanno compreso, anche coloro che hanno. Soprattutto quelli che magari hanno patito qualche difficoltà logistica, ho cercato in tutti i modi di far comprendere l'importanza, di questa grande occasione unica e che il fatto che insomma si fosse celebrata in un luogo così evocativo per quello che ha significato 3 secoli fa dava anche un contenuto in più. Questo è stato apprezzato molto. Devo ringraziare anche i ministri che nel loro intervento hanno avuto modo di citare Ancona e di esaltarne alcune bellezze. Durante il G7 Salute si è parlato di architettura sanitaria globale, prevenzione e risposta alle pandemie, tra i temi anche l'invecchiamento sano e attivo, resistenza antimicrobica e intelligenza artificiale, temi che ovviamente interessano anche la sanità marchigiana. Si è parlato dei grandi temi che stanno nell'agenda del G7 che si è svolto ad Ancona, l'antibiotico resistenza è sicuramente uno di questi. Si è parlato dell'integrazione tra ospedali e territorio, si è parlato delle grandi sfide. Siamo in linea, io credo che oggettivamente quello che abbiamo fatto noi con la nostra riforma sia non solo in linea ma anche assolutamente di prospettiva, perché si parla di dare le giuste risposte a tutti i cittadini per evitare che ci sia una inappropriatezza delle prestazioni in un territorio come quello marchigiano, dove la longevità, e per longevità siamo una delle prime regioni d'Europa, è sicuramente un fattore rilevante. Diventa fondamentale saper coniugare il territorio, la prevenzione con la risposta ospedaliera. Oggi, nell'ultimo giorno del G7, il ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, ha sostenuto la conferenza stampa di chiusura dei lavori, sottolineando l'importanza della collaborazione. Il ministro ha poi annunciato che per la prima volta i membri del G7 hanno approvato un documento importante sulla relazione tra intelligenza artificiale e sanità. È stato un onore presiedere questa riunione conclusiva dei ministri della Salute del G7. Ringrazio la delegazione G7 Italia, la Regione Marche, il Comune di Ancona, le forze dell'ordine per il supporto nell'organizzazione e tutte le autorità nazionali e locali che hanno partecipato. E il mio grazie poi va soprattutto ai tanti colleghi internazionali intervenuti. Oltre ai membri del G7 abbiamo invitato paesi quali l'Albania, l'Arabia Saudita, il Brasile, l'India e il Sudafrica e tante importanti organizzazioni internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la FAO, l'OCSE. Questo è un segnale, lasciatemi dire, importante. Siamo fortemente convinti che solo con una cooperazione rinnovata bilaterale e multilaterale è possibile affrontare le sfide della salute alle quali dobbiamo far fronte.